Qui a casa ciliegia si vedono i primi fiocchi di neve della stagione, sono anche belli consistenti, non so se nel video si vedranno bene, però quando cadono per terra si sciolgono, quindi non sappiamo se è una neve che resterà oppure no. Sull'asfalto, vabbè, è ancora troppo caldo, proprio non resistono. Dall'erba vedo che qualcosina si sta fermando, ma tutto dipende se nevicherà anche questa sera oppure no. Se continua così questa sera, secondo me, Luca, Sì, domani mattina dopo. ci troviamo il paesaggio tutto bianco. Se invece stasera smette, no, non resta. Isabel non esce. Annabel è uscita, è andata verso Luca. Isabel non ha. Ah, forse adesso spunta fuori. Eccola. Sembra molto presto per chiudere le capre. In realtà è già tardi, solo che quando nevica, la neve riflette la luce e quindi, dà l'impressione che, non sia tanto tardi. Per stasera ho preparato una focaccina, metà stracchino e metà olive e iniziamo a... Ah, non c'è più. Iniziamo a vedere comunque Squid Game in reality. Visto il tempo, oggi ho steso in casa e devo dire che i panni con la stufa si asciugano in un batter di ciglia, veramente lo asciugano subito. E questa era l'ultima lavatrice che dovevo fare oggi. Così domani mattina mi trovo tutto quanto asciutto. Che ne pensi, amore, di questo Bello, mi reality? piace. È molto Sì. coinvolgente, proprio come la serie, Sì. allo stesso modo. E secondo me deve essere molto particolare ritrovarsi nella stessa ambientazione di Deve una serie. essere Vero? bello. Perché comunque queste persone non potevano sapere che avrebbero fatto poi Sì. No. il reality. Magari hanno visto la serie come tutti noi, tranquilli sul loro divano, e poi ci si sono ritrovati catapultati dentro, deve essere un'esperienza incredibile, oltre al fatto che il montepremio è molto molto alto. Adesso finisco di stendermi gli asciugamani, poi saliamo di sopra e continuiamo a guardarlo lì. Purtroppo non ho ancora buone notizie da darvi, Chicca non è tornata e sono già venuta prima a caricare le ciotole, Silvestrina c'era, adesso sarà a farsi un girettino da qualche parte, ma ahimè Chicca ancora nulla. Vi dico la verità, questa situazione mi fa sentire un pochino come in un limbo, perché ci sono momenti in cui sono più triste e rassegnata e altri in cui invece sono un po' più speranzosa. Ieri ho letto tantissimi i vostri messaggi in cui mi raccontavate le vostre esperienze con i gatti e a tanti sono tornati dopo veramente tantissimi giorni, ad alcuni sono tornati, addirittura dopo mesi, quindi tantissimo tempo. E quindi non lo so, mi sento così, a volte più triste e rassegnata, altre volte più speranzosa. Non so nemmeno io. È una situazione che ti lascia veramente sospeso. È proprio diverso dal avere un animale e sapere cosa sta accadendo. Qua non si sa e quindi le emozioni si alternano. Ovviamente io spero che la vicenda si concluda bene e niente, vi terrò piano piano aggiornati. Adesso stiamo scendendo perché ieri per sicurezza Luca ha messo la macchina di sotto, perché quando nevica tanto la strada qua diventa Sì, inagibile, poi bisogna bisogna... spalare. Sì, e quindi ha detto nel dubbio dovessimo avere bisogno, un'emergenza, almeno la macchina
è di sotto, possiamo utilizzarla in qualsiasi momento, e quindi ne approfitto per dare un'occhiata al paese che è ancora leggermente innevato perché ne è rimasta davvero poca di neve, e però è molto bello con questa spruzzata di bianco. Adesso vi faccio vedere. Adesso devo occuparmi del pranzo e, come sapete, una cosa che amo fare, ma non sempre purtroppo ci riesco, è quella di occuparmi del pranzo e della cena contemporaneamente, nello stesso momento, ed è quello che per fortuna riuscirò a fare oggi. Dunque, per pranzo farò della pasta con la zucca e un po' di stracchino perché lo devo finire, me ne è rimasto pochissimo da ieri sera che ho fatto la focaccia, e basta, semplicemente quello. Invece per la cena voglio utilizzare una verza del nostro orto e la preparerò insieme alle coscette di pollo. In pratica metto in padella del soffritto, lo faccio arrosolare bene, aggiungo dei pomodorini, io ho quelli congelati da quest'estate che veramente sono stati la svolta, comodissimi. Scusate, mi è andata a tirare sulla saliva. Poi aggiungo la verza che sto proprio tagliando in questo momento, faccio arrosolare un attimino, aggiungo le cosce di pollo, aromi, veramente quelli che preferite, io metterò il mio solito mix perché è ricchissimo e saporitissimo, quindi mi piace dappertutto. E poi brodo e poi si lascia cuocere fino a quando le coscette sono ben cotte, anche la verza. Mi piace che ci sia un pochino di sughetto, cioè mi piace farlo non troppo asciutto. E poi, volendo, si possono aggiungere anche delle patate. Quasi quasi potrei farlo. Quasi quasi, sapete che le aggiungo? Non ci avevo pensato in un primo momento, ma ci stanno molto bene. Allora, ho appena finito di registrare, editare e caricare il video che voi vedrete domani. Video che mai avrei pensato di fare, vi dico la verità. Ed è proprio vero che dal confronto nascono continue sorprese. Io, da quando sono sbarcata sui social, sto scoprendo un sacco di cose che veramente reputavo in maniera diversa. Dovete sapere che, appunto, da quando condivido contenuti, ricevo spesso, fa strano dirlo, commenti in cui mi fate complimenti per la mia voce, mi dite che è rilassante, infatti mi chiedete perché non leggi le tue storie, ho letto il tuo libro, l'ho immaginato letto da te, perché non lo leggi, lo ascolterei volentierissimo letto da te, hai mai pensato di fare doppiatrice, video ASMR, saresti bravissima, eccetera eccetera. Questi commenti mi hanno sempre fatto molto strano e tuttora non mi ci sono abituata, vi dico la verità, perché io non ho mai avuto un grande rapporto con la mia voce. L'ho sempre reputata abbastanza stridula, acuta. Durante le scuole spesso mi facevano il verso della mia voce, soprattutto quando c'erano in ballo nuove conoscenze, ragione per cui vi lascio immaginare che parlare in classe non fosse proprio la mia attività preferita. Forse per questo mi è rimasto anche un pochino il problema del parlare in pubblico. E poi, cosa che però mi è rimasta e peggiora tutto, quando sono un po' agitata
in ansia, sotto pressione, la mia voce tende ad essere ancora più acuta e quindi questo ha sempre peggiorato tutto. E infatti quando ho iniziato a fare i video la mia voce mi metteva un po' in difficoltà, a riascoltarla mi metteva un po' a disagio. Poi mi sono abituata perché vedete registro tantissimi contenuti, quindi mi ascolto, mi riascolto veramente tutti i giorni per tantissimo tempo. Però non mi aspettavo mai più di ricevere questo tipo di apprezzamento. Apprezzamenti che comunque vi devo dire mi hanno fatto bene, perché mi hanno dato un po' fiducia e mi hanno fatto vedere le cose sotto una prospettiva diversa. È vero che magari a qualcuno qualcosa non piace, ma ci sarà sempre qualcuno che invece lo apprezzerà. E questo lo dobbiamo ricordare sempre. Quando reputiamo che una nostra cosa magari non è bellissima, ci sarà sempre qualcuno che invece la reputerà così. Comunque, per questa ragione, siccome proprio l'altro ieri, ho letto un messaggio in cui mi veniva chiesto perché non leggessi libri, audiolibri, non facessi audiolibri, eccetera, eccetera, perché la mia voce sarebbe stata perfetta, ho detto, ma sai che c'è? Faccio un video in cui leggo un mio racconto. Dovete sapere che io non scrivo solo in previsione della pubblicazione. Per me scrivere è un'esigenza. Quando mi viene un'idea la devo subito buttare giù. E ho tantissimi iscritti che sono lasciati lì e probabilmente molti di questi resteranno nel computer perché o sono troppo brevi per essere pubblicati o non sono completi o possono esserci veramente tante tante ragioni. Quest'idea l'ho avuta e poi l'ho buttata giù quest'estate mentre facevamo il pollaio. Mi è proprio rimasto impresso il momento in cui ho avuto quest'idea ed è un racconto brevissimo, talmente breve che non è adatto alla pubblicazione. Poi magari in un futuro, avendolo condiviso con voi, lo posso aggiungere in qualche raccolta di racconti. Ecco, altro problema per cui non amo la mia voce, che spesso mi inciampo nelle parole, le unisco, non pronuncio benissimo delle lettere, vabbè, tutta una serie di problemi che però facendo video un pelino sto superando, forse dire troppo, però sto un po' migliorando. E quindi vi dicevo, è un racconto breve però che mi piace molto. E quindi ho detto, ci realizzo un video, e ovviamente è una lettura, è come se fosse più, cioè la parte più importante è l'audio. Io spero davvero con tutto il cuore che vi piaccia sia il racconto che la mia interpretazione. Ho cercato di impegnarmi al massimo, però non sono una... cioè non è il mio lavoro leggere ad alta voce, interpretare. Ci ho provato, spero che sia venuto abbastanza bene. Sicuramente il fatto che io ascolti tantissimi audiolibri un po' mi ha aiutato, perché ascoltandone tanti, un po' le varie intonazioni, poi mi sono rimaste impresse. E per chi ha letto già i miei libri noterà delle differenze stilistiche. Per chi non ha letto niente, questo è un accenno del mio stile, delle mie preferenze a livello di scrittura, perché è una storia molto diversa rispetto a ciò che scrivo abitualmente, però sicuramente tante caratteristiche del mio stile, delle mie preferenze si possono vedere anche lì, proprio come tratto in generale un po' i gialli, su che cosa mi piace calcare di più, eccetera eccetera. Le differenze principali sono direi queste. Beh, anche un po' il tipo di giallo, sì. Non mi sbilancio troppo perché è già breve, se vi racconto qualcosa di più ve lo rovino, però per chi ha letto lo noterà subito. Poi è scritto in prima persona, io non scrivo quasi mai in prima persona, sempre in terza. E poi c'è un punto di vista che si rivolge direttamente al lettore, che è una cosa che non faccio praticamente mai, però in questo caso mi piaceva molto, secondo me ci sta molto bene, e più altre piccole cose, ma non ve le posso dire perché altrimenti vi rovinerei la trama. E niente, sono contenta di aver fatto questo passo in avanti, contenta di riuscire a unire sempre di più il mondo dei video col mondo della scrittura. Mi piace che tutto sia intrecciato, amalgamato, lo sapete, lo adoro. Mi piace proprio riuscire a mescolare le mie passioni, i miei lavori in questo modo. E niente, ripeto, spero tanto che vi piaccia. Adesso vado in cucina perché per noi è praticamente ora di cena e vi faccio vedere il risultato della pietanza che abbiamo messo su oggi a pranzo. Ovviamente non ho lasciato il fuoco acceso fino adesso, l'ho fatto cuocere più o meno per un'oretta, ma si vede quando è pronto, e poi l'ho lasciato riposare. Con questo tipo di piatto il riposo aggiunge
qualcosa in più. Vedete, lascio un po' di brodo, non mi piace che sia totalmente asciutto, ma volendo si può fare anche molto più asciutto, come anche molto più brodoso. Adesso lo scaldo e ci mettiamo a tavola. E con questo per oggi è tutto. Vi ringrazio con tutto il cuore per essere stati con me anche oggi. Spero come sempre di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo presto nel prossimo video.